Questo indirizzo scolastico è il liceo dell'uomo, è il liceo delle scienze umane, è il liceo dell'uomo. Questo significa che studiamo l'uomo nella meravigliosa complessità di ciò che l'uomo è e quindi studiamo materie come la psicologia, materie come la sociologia, l'antropologia, la pedagogia, che sono le discipline che per loro vocazione si occupano di indagare questo meraviglioso universo che è l'essere umano. Le competenze che i ragazzi acquisiscono nel corso degli anni sono spendibili in una serie di percorsi ovviamente universitari, ma non è solo questo. In realtà quello che acquisiscono e che si portano a casa è anche appunto un'abilità nel comprendere gli altri e nell'agire stando con gli altri. Sono stati sicuramente degli anni lunghi, perché 5 anni non sono gli stessi 5 anni delle elementari. Si affrontano grandi cambiamenti personali e nelle amicizie, nelle relazioni, però sicuramente sono stati anni che porterò sempre nel cuore e soprattutto anni in cui abbiamo vissuto esperienze molto particolari, non ultimo l'anno scorso, in cui la maturità è stata sicuramente difficile, ma mi ha fatto capire la recente appunto pandemia e quello che stiamo vivendo, che il liceo non è una scuola vecchia, né per quanto riguarda la mentalità dei professori, che sono subito adeguati e sono stati molto bravi a partire con la didattica a distanza. E soprattutto non è una scuola vecchia, perché non necessariamente si va a fare lettere classiche. Io ad esempio faccio storia, però molti miei compagni tranquillamente sono andati a fare matematica e fisica, perché quello che ti dà il liceo è una capacità di indagine, una capacità di indagine su quello che ci circonda, su quello che su come dovremmo conoscere e rapportarci con il mondo. La cosa che ricordo con più affetto sono i discorsi che avevo con i miei professori, che avvenivano durante la ricreazione o cambio dell'ora, e erano discorsi generali, non per forza relativi alla scuola, ma in questo nostro scambio di idee mi sentivo effettivamente in un rapporto uno a uno rispetto a un professore. I ragazzi sono al centro, direi, della nostra didattica e ci restituiscono tantissimo, nel senso che li vediamo crescere letteralmente al di là del fisico, anche nelle loro competenze, nelle loro abilità, ma soprattutto nella capacità di stare con gli altri. I nostri ragazzi sono molto attenti al tipo di lavoro, al tipo di percorso, al tipo di proposta che noi docenti facciamo qui a scuola. Sono ragazzi appassionati rispetto al percorso degli studi, sono ragazzi che arrivano con grande curiosità, con grande impegno, con grande voglia di imparare, e sono ragazzi che apprezzano in maniera particolare l'approccio interdisciplinare che in questo istituto proviamo a portare avanti, perché le discipline che nominavamo prima lavorano a stretta mandata con le scienze naturali, con l'italiano, con la letteratura e con la storia, perché vogliamo formare una persona completa a 360 gradi. Un allievo che studia le scienze umane è pronto a vivere da protagonista l'età della complessità, il mondo moderno che è il nostro mondo, quindi sa gestire le trasformazioni che il tempo presente ci pone davanti, sa contestualizzarsi nel panorama civile, delle professioni, dei mestieri, portando anche una ventata di novità, di freschezza. Perché noi sappiamo come professioni quali quelle dello psicologo, del sociologo, dell'esperto di comunicazione, eccetera, eccetera, sono i nuovi mestieri e sono professioni che sempre di più andranno a caratterizzarsi nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda il futuro, sicuramente per il mio percorso, quello di storia, quello che ho imparato al liceo Flaminio, in particolare scienze umane, mi è attualmente utilissimo, mi trovo veramente bene. E ho avuto riscontri anche da miei compagni che stanno frequentando facoltà più di tipo tecnico, scientifico, che veramente il metodo di studio che ti dà il liceo, il metodo di indagine, di analisi, può servire in qualsiasi campo. Nella vita avrete sempre questa marcia in più che vi permetterà di analizzare e vedere le cose da più punti di vista. Consigliere questa scuola semplicemente per i professori. È più che altro una questione di una crescita personale, riuscire a arrivare alla fine del liceo con qualcosa in più,
e non parlo di formule, è letteralmente un qualcosa di più in voi stessi che vi fa sentire un attimo meglio. Questa scuola io la consiglierei a una persona che magari è un po' indecisa tra questo e altri percorsi, proprio per questa abilità di costruire l'essere umano a tutto tondo, quindi ripeto, sia dal punto di vista scolastico e cognitivo, ma soprattutto dal punto di vista umano, dell'imparare a stare con gli altri e ad avere un rapporto con gli altri. La peculiarità del Liceo delle Scienze Umane è una cosa che noi chiamiamo la casa della pedagogia. Questo significa che noi accogliamo il nostro studente e qui compie un percorso teso a sviluppare tutte le sue capacità, quindi le sue capacità intellettive sicuramente, ma anche la sfera emotiva, la sfera affettiva, la sfera sociale e relazionale. Quindi è questa grande attenzione alla persona dell'allievo che secondo noi è una delle cifre fondamentali della nostra offerta.